Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Raffaele Cutolo, più noto di Don Peppe Diana, questo è quanto emerso a sorpresa dal questionario anti-camorra che si è tenuto nelle scuole napoletane e fa molto discutere. Tra vendette a colpi d'acido, accoltellamenti, sparatorie risse, chi più ne ha più ne metta, la gioventù napoletana negli ultimi giorni è finita sotto la lente d'ingrandimento delle procure e dei mass media. È d'attualità quindi il questionario anticamorra, iniziativa che ha coinvolto gli studenti napoletani in una rappresentazione sotto forma di sondaggio della criminalità a 360 gradi. Promosso dal consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli, in collaborazione con il quotidiano Il Mattino e Radio Marte, il questionario ha coinvolto gli studenti di 31 scuole di Napoli. Troppi a conoscere Raffaele Cutolo, troppi a non conoscere Giancarlo Siani, per sintetizzare i risultati emersi dal questionario che, secondo l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, va comunque ben interpretato. Bisognerebbe leggere bene come sono formulate le domande, alcune delle quali io ho visto, secondo me, possono trarre, tra virgolette, in inganno lo studente, quindi non è detto, per esempio rispetto all'omertà, che i ragazzi abbiano davvero compreso qual era la domanda. Di fatto nella sua formulazione spesso c'è parte della risposta, per cui anche questo è un dato secondo me di cui tener conto. Quello che invece credo sia rilevante è lo sforzo che sta facendo la scuola, che stanno facendo gli insegnanti rispetto a discutere di un tema sicuramente importante e prioritario con gli studenti. Quello che penso però è che con i nostri studenti bisognerebbe provare a coinvolgerli rispetto a dei temi. Perché è chiaro che quando non sono coinvolti, quando c'è una lezione frontale, quando c'è una comunicazione che in qualche maniera è unilaterale, uno studente di 14, 15, 16 anni può fare, tra virgolette, fatica. L'escalation di episodi di criminalità minorile riapre dunque il dibattito sull'abbassamento dell'età imputabile e la revoca della patria potestà. Per Francesco Borrelli però è primario intervenire sui nuovi social network. I dati sono di grande riflessione. Uno, il positivo, è che le scuole hanno partecipato, hanno risposto oltre 10.000 studenti, oltre 30 plessi scolastici. I dati però sono quelli che purtroppo vediamo tutti i giorni per strada. La camorra, dal punto di vista culturale e sociale, sta prendendo il sopravvento. Questo è il dato su cui dobbiamo interrogarci. Culturalmente vengono conosciuti o addirittura in alcuni casi stimati più gli esponenti mediatici o peggio ancora reali della criminalità rispetto agli eroi del passato e del presente. E dulcis in fundo c'è una grandissima sfiducia nei confronti delle, in alcuni casi, delle istituzioni. Questo è dovuto, secondo me, anche per un altro fattore, la mancanza di esempi. Noi non possiamo pensare di fare l'estetica dell'anticamorra, ma poi nella quotidianità non essere esemplari davanti ai giovani. I ragazzi ci guardano e se ci comportiamo male, a partire dai social, uno su tutti TikTok, che è diventato l'organo ufficiale di ogni criminale e delinquente che viene osannato pubblicamente, osannato, è evidente che la deriva sarà inarrestabile. Ancora un servizio. È stato convalidato il fermo di Marco Bevilacqua, il 37enne accusato di aver esploso colpi d'arma da fuoco nei confronti di quattro ragazzi a Qualiano. Uno di questi, ferito, un 18enne, è ancora ricoverato in gravi condizioni e ritenuto in pericolo di vita. Bevilacqua, assistito dall'avvocato Nunzio Mallardo, si trova nel carcere napoletano di Poggioreale da domenica scorsa, quando è stato sottoposto a un decreto di fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord per tentato omicidio plurimo, porto abusivo d'arma comune da sparo e rapina aggravata. E si ipotizza invece il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso per le ragazze che domenica notte hanno ferito a colpi d'acido due sorelle a Corso Amedeo di Savoia nel centro storico di Napoli. Il reato contro la deturpazione permanente della persona contempla attualmente una condanna dura che varia tra gli 8 e i 14 anni di reclusione. Siamo in collegamento con Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione nel Consiglio Comunale di Napoli. Salve, grazie per essere nuovamente collegato con noi, ben trovato. Salve, ben trovato.
Allora, un momento molto importante per l'amministrazione comunale di Napoli, l'approvazione del bilancio, un bilancio che imporrà indubbiamente dei sacrifici ai cittadini, si spacca anche un po' la maggioranza su alcuni punti che ritengono essere molto controversi. Qual è la situazione e cosa ci dobbiamo aspettare? Ma sicuramente la situazione purtroppo non è rosea. Il bilancio che è stato approvato dalla maggioranza certifica 9 anni di fallimento istituzionale, 9 anni di procedura di riequilibrio finanziario che sostanzialmente non ha portato nessun tipo di vantaggio ai cittadini napoletani, non l'ha portato in termini di servizi, non l'ha portato in termini di debito individuale. Oggi ogni napoletano che nasce ha già un consistente debito sul groppone e purtroppo questo ce lo portiamo avanti e rischiamo di portarcelo avanti per tanto tempo. Ci siamo astenuti rispetto a questo bilancio, non abbiamo condiviso nessuna delle scelte adottate finora, assistiamo purtroppo a una città che si trova sempre in condizioni peggiori e non possiamo che da opposizione fare responsabilmente il nostro ruolo e denunciare quotidianamente tutte le cose che non vanno bene. Certo, si ha la percezione di una città che non riparte, nonostante un afflusso di turisti enorme, con numeri precedenti al Covid. Quindi, insomma, questo poteva in qualche modo dare una boccata d'ossigeno, ma la città arranca molto per quanto riguarda il decoro. E poi non parliamo poi della sicurezza, insomma, un'escalation di violenza assolutamente preoccupante, non ultimo l'episodio delle due sorelle sfregiate dall'acido. Insomma, sono temi di un'importanza fondamentale, non si può più rinviare qualche provvedimento, qualche decisione. È davvero un peccato, si ha la sensazione che la città abbia un'altra, l'ennesima grande occasione e la stia perdendo. I turisti premiano Napoli per le bellezze artistiche, culturali, architettoniche e anche naturalistiche che il Golfo offre, ma purtroppo la città non sa rispondere adeguatamente, non sa rispondere in termini di decoro urbano, in termini di pulizia, di trasporto, manca tutto. Purtroppo bisogna constatare che dopo 7 mesi della nuova amministrazione continua ad andare almeno come prima e alcuni addirittura pensano che la situazione sia addirittura peggiore rispetto al peggior De Magistris ed è davvero triste dover constatare tutto questo con un'amministrazione che continua a fare promesse, che continua a dire che le cose si faranno, ma i cittadini non percepiscono purtroppo nulla di tutto questo. Consigliere, noi ci siamo collegati con lei circa un mese fa e analizzavamo la situazione delle municipalità. Non erano stati nominati ancora gli assessori delle municipalità. Purtroppo è passato un altro mese, c'è stato l'intervento del difensore civico regionale, ma nulla è cambiato, ancora mancano gli assessori, tranne la sesta municipalità dove il presidente Fucito ha scelto di decidere indipendentemente dalla politica, perché chiaramente la carica che ricopre gli ne dà facoltà, perché come dicevamo nello scorso collegamento la nomina dei presidenti, degli assessori spetta ai presidenti, però la politica deve decidere. Io credo di sì, anzi sono sicuro che questa sia l'ennesima vergogna e una dimostrazione di una politica che non riesce a dare le risposte ai cittadini. Sono 10 municipalità che sono 10 piccole medie città italiane con in media 90.000-100.000 abitanti che richiedono servizi e risposte tutti i giorni, che sono senza amministrazione sostanzialmente, perché non nominare la giunta significa non avere l'assessore di riferimento, non avere la persona responsabile del problema che i cittadini pongono e che deve essere risolto. Questa è davvero una vergogna e direi forse l'emblema assoluto, no, della vergogna cui stiamo assistendo della nuova gestione politica
non è possibile e spero che come il presidente della sesta municipalità anche gli altri abbiano un rigurgito di orgoglio, perché davvero è allucinante lasciare un anno. Con l'estate ci arriveremo, no? Ad un anno, siamo prossimi, le municipalità senza una direzione. Io sono sicuro che i cittadini stanno prendendo coscienza anche degli errori che hanno commesso votando una certa compagine politica che oggi non è in grado di dare le risposte. Per quanto riguarda la vicenda delle municipalità, voi consigliere di opposizione avete chiesto conto alla maggioranza, al sindaco Manfredi, di questa situazione? Perché comunque in qualche modo interessa anche voi che le municipalità funzionino a pieno regime, perché abbiamo detto che sono gli elementi di prossimità di territorio fondamentali per il rilancio della città. Lo abbiamo rappresentato più volte, è stata convocata anche una commissione apposita che poi non è riuscita a discutere l'argomento, ma non tanto e non solo al sindaco Manfredi, perché guardi, anche questa è un'opzione sbagliata. Come lei diceva, i presidenti di municipalità sono autonomi e devono essere autonomi nella decisione. È folle immaginare che i presidenti che sono stati eletti dai cittadini debbano dar conto a qualche entità superiore. Noi dobbiamo rifuggire da queste logiche. I cittadini hanno diritto di essere amministrati, le scelte le devono fare le persone che sono nominate e che hanno la responsabilità di quelle scelte. Queste persone sono i presidenti delle municipalità. Perciò io dicevo, spero che ci sia un rigurgito di orgoglio, perché i presidenti devono, come ha fatto il presidente della sesta municipalità, a cui si dà atto, bisogna dargli atto di aver fatto una scelta non di coraggio, perché non è una scelta di coraggio, è una scelta di responsabilità. E tutti gli altri, delle altre 9 municipalità, si devono muovere. Ormai è finito il tempo della luna di miele, anche con i giornali, anche con i mass media, anche con i cittadini. Bisogna dare risposte e farlo presto. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Prezzi Grazie, grazie a voi, a presto. alle stelle, il caro carburante colpisce anche il mondo della pesca, pescherecci fermi in porto e il pesce locale scarseggia. Una protesta silenziosa, ma che nei fatti fa tanto rumore. Da 10 giorni i pescatori di Mergellina hanno deciso di lasciare ancorate al molo le paranze. Al centro dello sciopero della pesca è il caro carburanti, che rende difficile per le cooperative coprire tutte le spese. Da giorni è impossibile trovare pesce nei tradizionali banchetti a ridosso del lungomare Caracciolo. Quello presente nelle spaselle arriva da fuori Napoli. Stamane, ad esempio, arrivava da Orbetello. Ai nostri microfoni la rabbia dei pescatori. La guerra ce l'abbiamo noi a casa e non è giusto prenderselo con i poveri. Questa è sempre la guerra dei poveri. Loro fanno la guerra e i pescatori, i contadini vanno per mezzo. La naffa deve andare il doppio. Guardate qua, non abbiamo niente di paranza. Le paranze sono ferme. Stiamo lavorando solo con i pesci bianchi, calamari e gamberi. Questo ci abbiamo. Sempre riguardo alla benzina che è aumentato il prezzo, i pescatori non stanno andando in. A mare sono quelli pochi che vanno e quei pochi che vanno si fanno pagare. I paranzi stanno fermi, ma secondo me ci fermiamo pure noi. Che purtroppo il gasolio è aiutato mille una notte. Come ci mi affaticiamo? Lo Stato a noi non ci pensa proprio. Noi che affaticiamo, siamo lavoratori, non siamo nessuno. Voi cosa pescate? Noi facciamo la piccola pesca, i polipi. La zuppa, cassare, che le capita. E in questi giorni c'è pesce che viene messo in vendita, dico. E diciamo non molto, ma poco. Prezzi lievitati ovunque. In alcuni casi i cittadini però non rinunciano a mangiare pesce, solo se fresco e di qualità. Mo' ho comprato l'orata per i bambini, compro i lupini, quello che c'è, quello che mi serve. Lo troviamo sempre perché i pescatori comunque arrivano e portano sempre il pesce. Però un po' di aumento l'avete trovato. Per il momento ancora no, per il momento ancora no. Nei prossimi giorni sicuramente troveremo un po' di aumento. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca in visita al centro Umaca dell'ospedale San Giuliano di Giugliano.
Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto visita ieri all'ospedale di Giugliano, accolto dal direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord Antonio D'Amore, dal direttore sanitario aziendale Monica Vanni e dal direttore amministrativo dell'ASL Francesco Balivo, è stato accompagnato a visionare il robot di cui è stato recentemente dotata l'UMACA, l'unità manipolazione chemioterapici ed antiblastici. Questo sistema elimina la possibilità di un errore umano nella fase delle preparazioni e garantisce un risparmio ottimizzando l'utilizzo dei farmaci ad altissimo costo. La preparazione mediante il robot tutela anche la salute degli operatori, non esponendoli alla tossicità dei farmaci. Inoltre il robot permette la preparazione anche di farmaci galenici, come spiega la responsabile della farmacia solidale di Napoli, specializzata appunto in galenica, Bianca Iengo. Porta con sé un insieme di lavoro fatto sicuramente in rete, la nuova UMACA, l'unità di manipolazione centralizzata per la produzione dei farmaci oncologici e non solo. Infatti vuole essere un processo virtuoso che porterà a dei laboratori di vera galenica clinica, quindi non soltanto la preparazione di oncologici con cappe sterili, il robot che adesso abbiamo avuto ed isolatori, ma anche un laboratorio con cappe adeguate per appunto non oncologici o comunque terapie anche da utilizzare per le malattie rare. Successivamente il presidente ha incontrato i primari nel reparto di gastroenterologia appena ristrutturato. Nel corso dell'incontro De Luca ha fatto il punto con i vertici dell'ASL e con il sindaco di Giugliano per la variazione del piano regolatore generale di Giugliano, indispensabile per poter continuare l'iter di realizzazione del nuovo ospedale già finanziato per 64 milioni di euro con fondi ministeriali. Veniamo a visitare un reparto importante che è partito, l'UMACA, la preparazione dei farmaci oncologici. Credo che sia questa ormai la struttura, il laboratorio più avanzato di tutta la regione Campania ed è un motivo di grande soddisfazione che si aggiunge ad altri motivi di soddisfazione che abbiamo per tante altre prestazioni garantite dall'ospedale di Giugliano e garantite anche in generale dalla Napoli 2. Siamo pronti per fare investimenti di medio periodo che riguardano la facciata dell'ospedale, il recupero di qualche struttura, ma siamo pronti anche per fare l'investimento più importante, quello del nuovo ospedale di Giugliano per 64 milioni di euro. Siamo in collegamento con il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli. Salve, grazie per essere nuovamente collegato con noi. Ben trovato, presidente. Grazie sempre a voi per la disponibilità. Ieri c'è stato il giuramento di Ippocrate, un giuramento molto particolare perché ha avuto un ospite come testimonial d'eccezione, Carlo Verdone, che ha augurato a circa 800 medici una ricca carriera. E dobbiamo solo dire grazie a un grandissimo artista di livello internazionale di essere venuto a fare una testimonianza di speranza, perché lui ha detto molto chiaramente: ascoltate i vostri pazienti, voi curate il fisico e anche la psiche, io curo l'umore. E ci ha detto alcune retroscene che lui studiava sui test di medicina, ma poi ha deciso di abbandonare, di non fare più il medico, anche se questo, diciamo, hobby lo ha sempre mantenuto e continua ad aggiornarsi continuamente. Il messaggio che ho voluto dare ai giovani è di grande speranza, di non abbandonare questo territorio della regione Campania, di continuare a rimanere qui, o meglio per andare all'estero in altre regioni per imparare e qualificarsi sempre di più, ma poi ritornare nella nostra terra. Noi abbiamo bisogno di loro, non tanto per il nostro futuro, ma io dico per il presente, perché è un momento estremamente difficile. E quasi 1000 medici, perché ieri erano presenti 800 medici che hanno giurato, noi abbiamo la necessità che da più presto entrino nel servizio sanitario nazionale, sia pubblico che privato, per dare nuova linfa e nuova speranza. Comunque questi medici sono sicuramente una boccata di ossigeno che entreranno chiaramente a pieno regime, ma mancano ancora all'appello tanti medici per coprire tutte le carenze di organico. C'è bisogno che si creino le condizioni perché possano entrare immediatamente nel circuito del sistema sanitario nazionale e quindi poter garantire un'assistenza efficiente ai pazienti. Si sta lavorando su questo, c'è grande preoccupazione in un momento così particolare e complesso dopo la pandemia, che purtroppo ha visto venir meno un elemento fondamentale, la prevenzione, e lo pagheremo poi negli anni.
Lo pagheremo perché 2 anni di rallentamento nel senso soprattutto negli screening della prevenzione oncologica e quindi il ritardo delle diagnosi nelle malattie cardiovascolari, del diabete mellito e tante altre patologie che non sono state curate adeguatamente. Bisogna recuperare il terreno, ritornare a fare prevenzione, ritornare a fare diagnosi precoce. Purtroppo in questi 2 anni in Regione Campania e naturalmente si è ridotto ulteriormente l'aspettativa di vita proprio per questo lavoro che non si è fatto. Ecco perché la linfa di nuovi medici che devono entrare immediatamente nell'organizzazione, perché sennò il rischio è di avere tanti Ferrari testa rossa ma di non avere i piloti di Formula 1. È un campanello d'allarme perché alcuni medici vanno in pensione prima perché stanchi, perché stressati, perché sono eccessivi i carichi di lavoro, e questi 2 anni hanno messo a dura prova tutti i medici e tutti gli operatori di sanità. Ecco perché su questi colleghi che si sono laureati in medicina e chirurgia a Napoli e provincia, noi dobbiamo fare di tutto per trattenerli e di non perderli, di non farli andare all'estero o addirittura in altre regioni d'Italia. Abbiamo la necessità che loro si inseriscono e dobbiamo fare di tutto perché entrino nel mondo del lavoro e vengano strutturati e stabilizzati nel più breve tempo possibile. Difficile trovare medici che vogliono, diciamo, esercitare la loro professione nei pronto soccorso. Abbiamo visto il Cardarelli, ma non solo, sono tanti ospedali che chiaramente mancano in questo settore. Secondo lei come bisogna arginare questo problema? Bisogna incentivarli in qualche modo, forse anche a livello economico, insomma, bisognerebbe creare una situazione ad hoc per questi medici per cercare appunto di sopperire all'emergenza? Un messaggio chiaro e preciso: bisogna rendere assolutamente più attrattive, diciamo, queste discipline che sono fondamentali e nodali come l'emergenza e l'urgenza. Quindi non solo incentivi economici, non tutti i medici possono guadagnare lo stesso stipendio, e per coloro che vanno nell'emergenza e urgenza ci devono essere dei premi maggiori di produttività, probabilmente maggiore periodo di ferie per farle recuperare dalle situazioni di burnout, e io dico anche delle gratificazioni in ambito di carriera, in modo tale da rendere un po' più attrattiva questa disciplina fondamentale che è l'emergenza e l'urgenza, che diciamola tutta è un momento cruciale dell'approccio del paziente in qualsiasi struttura ospedaliera universitaria, perché la maggior parte delle persone che si ricoverano entrano proprio tramite, diciamo, l'accesso del pronto soccorso e dell'emergenza. Quindi sono fondamentali nel loro ruolo. Dobbiamo rendere attrattivo questa loro funzione, e soltanto cercando di incentivare questi colleghi per non farli fuggire possiamo sperare di non continuare a perdere pezzi di un puzzle che diventa sempre più difficile da mantenere in piedi. Assolutamente. Perciò, garantendo loro anche la sicurezza, perché c'è un problema anche di tanti atti di violenza, chiaramente essendo i medici in prima linea sono più esposti degli altri colleghi. Assolutamente sì, e qui l'appello alla prefettura, al prefetto, di ritornare a monitorare l'andamento delle aggressioni. Diciamo che la legge che è stata fatta, dove non c'è stato il riconoscimento del pubblico ufficiale, si è rivelata fondamentalmente poco efficace, poco efficiente. Non sappiamo che ruolo ha avuto l'Osservatorio Nazionale sulla violenza, che penso che non si sia mai insediato per darci numeri, monitoraggio, e questo è stato un ulteriore fallimento. Molte volte le leggi ci sono ma non vengono nemmeno applicate, le dovremmo utilizzare molto meglio, e probabilmente dovremmo rivedere quella legge per il riconoscimento di medico e di alcuni operatori sanitari come pubblico ufficiale, altrimenti essere minacciati, picchiati, aggrediti rende sempre più difficile il nostro lavoro. Noi non vogliamo essere eroi, ma non possiamo essere nemmeno vittime. Presidente, noi la salutiamo, la ringraziamo e gli auguriamo buon lavoro. Grazie sempre a voi e grazie della vostra disponibilità. Arrivederci, grazie a lei. Terza conferenza mondiale, si discute di infertilità sempre più frequente tra le donne che concepiscono il primo figlio in tarda età.
In Italia il 4% dei bambini nasce grazie a nuove tecniche di impianto ad alta tecnologia. Questo accade perché è sempre maggiore l'età del primo concepimento, che per la donna è salito da 28 a 33 anni, mentre le ricerche dicono che l'età migliore per concepire generalmente un figlio senza difficoltà è inferiore a 27 anni. Lo afferma Carlo Alvigi, responsabile della medicina della riproduzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel corso della terza conferenza mondiale sull'ormone luteinizzante. Parliamo di medicina della riproduzione, sappiamo come il tema della denatalità stia assumendo una rilevanza sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, nascono sempre meno bambini e tutte le tecnologie, tutto ciò che riguarda la medicina della riproduzione oggi fornisce un contributo estremamente importante. Basti pensare che si stima che in Italia circa il 3-4% dei bambini nasce grazie a interventi di alta tecnologia. Luigi, un ragazzo di 16 anni affetto da autismo e con una passione per l'arte, ha esposti i suoi quadri nella casina Vanvitelliana nel parco del Fusaro. È stata inaugurata nella casina Vanvitelliana del Parco del Fusaro la mostra del giovane artista Luigi Rigillo. Luigi, 16 anni, soffre di un disturbo dello spettro autistico e frequenta la terza media all'Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio Gramsci di Bacoli. La mostra grafico-pittorica è nata da un'idea del professor Armando Tallone, insegnante di sostegno di Luigi, e a sua volta scultore e grande appassionato di arte. Simbolico il titolo della mostra, col senno dell'altro. Il senno dell'altro è il senno di Luigi, che con la sua apparente difficoltà a comunicare in realtà ci mette di fronte alla nostra difficoltà a comunicare veramente con chi ci sta intorno. Disegno i treni, disegno i Looney Tunes, Buzz Duffy, SpongeBob, Peppa Pig, Mickey Mouse. Quella che tu ho disegnato Mickey Mouse. Ad intuire le capacità artistiche di Luigi è stato il suo insegnante di sostegno Armando Tallone, con cui ha da subito instaurato un rapporto molto particolare e intenso. Io penso che per Luigi possa significare, come dire, sentirsi vivo, espresso, perché lui chiaramente, avendo un suo mondo interiore, chiaramente lo sta esprimendo e quindi lo sta facendo con le persone, tra virgolette, normali, quindi penso che sarà felicissimo di questo. I genitori di Luigi e il suo insegnante di sostegno hanno fondato un'associazione dal nome Metafisici Erranti. Lo scopo è favorire le occasioni di espressione e comunicazione di ragazzi che sono considerati altri, attraverso l'organizzazione di eventi, mostre, escursioni e passeggiate che coinvolgono ragazzi e adulti. Avere questa soddisfazione per noi è una grande gioia, perché ovviamente diciamo che l'autismo tarpa le ali a tanti ragazzi. Quindi alla fine comunque avere questa dote mio figlio mi ha fatto solo contenta e diciamo un po' più speranzosa nella vita, insomma. Okay. Che comunque ecco qua, che l'autismo comunque non me lo chiuda del tutto.